fare. Noi abbiamo detto ieri, tu, non c'è. Ma è già uno stanzio, io no, sai perché non sono. Io gliela darei volentierissimo. Ma lei però non può. L'ultimo intervento è stato una realtà eccezionale. La legge urbanistica del 1967 che dice che tutti i progetti di luoghi devono avere uno spazio dedicato ai parcheggi di coloro che hanno. In molte zone questo obbligo non è stato rispettato, se non che l'amministrazione comunale sollecitata da volte dagli ambientalisti non ha mai fatto una recensione di tutti gli edifici che non hanno questo spazio di trovare parcheggi, oppure il costruttore che creò uno spazio del parcheggio e poi l'ha utilizzato, l'ha tenuto per sé, l'ha utilizzato a qualche altro criminale. Ultima cosa, ci sono le sentenze della Cassazione che prevedono che questo reato non va in prescrizione. Io la ringrazio, signor Colombo, ma lei mi dà l'opportunità, io dirò pochissime cose, ovviamente, poi darò una parola all'onorevole Massa, per anche dare un elemento di confidenza, sapere che non abbiamo concluso il nostro. Anche perché io, così come d'accordo con il sindaco di Napoli, dovrò poi riferire alla fine di questo giro, insieme all'onorevole Massa, insieme all'assessore Russo, alla cabina di regia, che mi ha dato e ci ha dato questo mandato esplorativo per sentire che credo che noi ne abbiamo a sufficienza. Però ringraziamo il signor Bonomo per dire che è tanto vero quello che lui dice in relazione alla norma che se non va dell'arco qua del 1964, che il legislatore ha dovuto rimettere in mano quella norma che non veniva assolutamente applicata perché era facilmente disapplicabile in quanto non imponeva il vincolo di pertinenzialità alla destinazione. Il legislatore è intervenuto nel 1989 approvando la legge 122, quella che tutti quanti noi comunemente chiamiamo la legge Coglioni, che obbliga vincoli di pertinenzialità e definisce attraverso una serie di modalità contenute nell'articolo 9,3 e 4 come indicare alle amministrazioni comunali la realizzazione dei programmi di parcheggio. Perché questo elemento che era la legge mancante della norma a cui faceva riferimento tutto per un uomo, ha reso vano quella norma stessa. Noi sappiamo, un esempio che vicino a noi, che l'intero Rione Alto, che tutti quanti noi conosciamo, come il dottor quella norma, ha una quantità di aree di parcheggio che non sono state, poi in seguito, sono state le trasformazioni utilizzate. C'era il paradosso che addirittura il comune di Napoli, negli anni 70, fino a metà degli anni 80, forse anche aveva in affitto in privato un intero terreno destinato ai parcheggi secondo la norma precedente, ma senza vincolo di destinazione, come deposito del materiale elettorale. Questo va dicendo. Il legislatore dovuto intervenire e la 122 sana questa parte del caso. Io sono convinto. Sono, come dire, della stessa preoccupazione dei cittadini, quello che accade nelle città, come ricordava la signora, non so se è andata in ospedale, io so quello che è accaduto a Milano, ma semplicemente perché l'abbiamo appreso dalla discussione aperta dalla bellissima trasmissione Report sulla vicenda di Milano. So anche che sono stati realizzati circa 80 parcheggi pertinenziali nel comune di Roma e in tante altre città che hanno adottato la metodologia prima del piano, successivamente in alcune di queste. Milano, Roma e Napoli, i poteri commissariali per accelerare alcune procedure. Ora, io lo dico soprattutto ai consiglieri, soprattutto a quei tanti consiglieri che non ci sono più in banchi, e non lo dico per polemica, perché io penso che quando si chiede di ascoltare i cittadini, ed è vero che io formalmente convocato il consiglio perché il regolamento dice che spetta al presidente convocare il consiglio, ma dopo aver sentito il capigruppo, dopo aver riunito i presidenti di ciascun gruppo che ovviamente hanno condiviso di fare questo consiglio. E io ringrazio la presenza del Regolamento e mi dispiace che non abbiamo dato la possibilità al Regolamento Massa di rappresentare progetto ad uno, perché soltanto comprendendo le questioni
meglio delle questioni, forse è utile intervenire, altrimenti diventa, ho il pieno rispetto, vengo io da una stagione politica fortemente ideologizzata che porto dentro, come cultura personale, ma poi le posizioni ideologiche a un certo punto finiscono. E perché finiscono? Io sono tra coloro i quali, e quindi io saluto il mio pensiero va al caro amico Marco Mascagni che ci ha lasciato diversi anni fa, perché fu il grande promotore come società civile, poi c'erano i partiti. Io appartenevo allora a un partito che si batteva contro alcuni partiti presenti nella circoscrizione Veneto e Conte di Napoli per dire no al partito sotto il giardinetto di Piazza. E perché noi dicevamo no a quel partito? Poi abbiamo detto no ad un altro partito. Perché quel partito che faceva parte del precedente piano di partito, che si chiamava il progetto Partenio, ma naufragato miseramente in Calcettopoli, prevedeva la realizzazione di un partito a rotazione di destinazione in un'area urbana, con l'aggravante dell'abbattimento di tutti gli alberi. Quella battaglia è stata non solo una battaglia giusta di popolo, è stata una battaglia da tenere ancora in piedi, è talmente stata giusta che quando ci arrivava la presentazione di un progetto, anzi di tre progetti in quell'area, il sottoscritto, il rappresentante del Consiglio e di tanti altri cittadini e consiglieri comunali abbiamo chiesto al sindaco di stralciare, fosse soltanto per rispetto della memoria di Marco Mascagni. Il sindaco non ha esitato un solo momento e abbiamo come simbolo stralciato quel partito, pur non prevedendo l'abbattimento degli altri del parco Mascagni, perché si doveva realizzare su via, non nel parco. Non solo, sottoscritto insieme a tanti consiglieri, nel 1994 il presidente della circoscrizione Arena non ha detto no a un partito, ha fatto smontare la realizzazione di un partito, era già cantiere di Piazza Immacolata, perché era anch'esso un partito di destinazione, per esempio per il programma partigio, ma in un'area così fragile, che anche adesso il commissariato straordinario, precedentemente il consiglio comunale, quando io ho presieduto, lo ricordavo il consigliere Maroni, per me è stato un onore, la commissione per la realizzazione dei partigi che aveva fatto dal 2001 al 2006, abbiamo detto quella è un'area delicata e non si accetta alcun progetto, non si accetta alcun progetto. E sono stati stralciati tutti i progetti di Piazza Immacolata perché una presenza di un delicatissimo pozzo a vortice, non so come spiegare che cos'è un pozzo a vortice, avrebbe compromesso in qualche modo la stabilità. So perfettamente, presente anche in quest'Aula, che bravi ingegneri che sono capaci, ingegneri idraulici, di chiudere, qualcuno una volta mi ha convinto, giocando, lo stretto di Gibilterra, che si poteva ingegneristicamente realizzare, ne sono convinto, ma anche lì, come dire, abbiamo chiesto allora il Consiglio Comunale, adesso l'abbiamo chiesto al commissariato, di evitare una localizzazione in un luogo così facile. Però, cari cittadini e concittadini, che io sento l'onore e anche l'onere di rappresentarvi con mandato popolare fino a prova contraria, poi, come dire, qui il tema diventa delicato, ma pensiamo davvero, ma in cuor nostro, ma ce lo possiamo dire chiaramente, pensiamo davvero che si sta producendo un'attività amministrativa, l'espletamento di una funzione con la realizzazione di permessi a costruire con la leggerezza con cui qualche intervento l'ha rappresentato. Ho sentito parlare della mancanza di carotaggi. Ho sentito parlare della mancanza di sondaggi. Ma davvero si può immaginare che ad una conferenza di servizi fatta da una serie di soggetti tecnici con responsabilità amministrativa, giuridiche, si possa, come dire, dire un sì o un no senza che vi siano tutti gli elementi asseverati, si dice tecnicamente, da parte dei progettisti? Io credo che se stiamo a questo, forse dobbiamo cambiare paese, perché qualora qualcuno del commissariato straordinario di capire la questione Cinerea non ce ne sono state negli ultimi due anni. Dipende, per fare carità, in via Cinerea. Non c'è. Ma infatti non c'è nessuna cosa per farci in via Cinerea. No, non c'è un altro, è bene che non c'è, perché è un altro tipo di fai considerato parcheggio fuori terra.